Presidente Anelli, un treno che, come è stato detto, sul modello metropolitano, ma soprattutto sul modello lombardo. Assolutamente sì, con caratteristiche particolari, quindi un treno tagliato su misura, come è stato detto, perché ovviamente le stazioni così vicine hanno bisogno di accelerazioni e decelerazioni repentine, mantenendo il comfort per i cittadini. Quindi un treno costruito ad hoc per le linee ferroviarie lombarde, ma soprattutto, permettetemi di dire, una grande giornata non solo per la Regione Lombardia, ma soprattutto per i lombardi e per i pendolari lombardi, che dopo tante sofferenze da maggio 2020 potranno iniziare a godere di questo splendore.